Allora, vediamo come inserire dei tag negli articoli in WordPress. Intanto, per cominciare, i tag sono delle parole chiave, come dice Wikipedia, o dei termini associati a un pezzo di informazione, quindi a un articolo o a una pagina. Allora, andiamo sul nostro blog. Andiamo nel pannello di amministrazione, dalla bacheca possiamo prendere gli articoli. In questo caso, a colpo d'occhio vediamo che alcuni articoli sono stati taggati e altri non sono ancora taggati. Prendiamone uno non ancora taggato, andiamo su Modifica, ci posizioniamo sulla sinistra dell'articolo nella casella Tag e inseriamo alcune parole chiave che ci sembrano che possano catalogare bene l'articolo e quindi facilitare gli utenti nella ricerca. Per esempio, questo articolo parla di veicoli ecologici, possiamo scrivere veicoli ecologici, ecologia, ambiente, motore elettrico, per esempio. E quello che ci viene in mente per facilitare gli utenti nella ricerca, perché quando andranno poi nel nostro blog a cercare qualcosa lo troveranno più facilmente. Quando abbiamo scelto tutte le parole che ci sembrano possano catalogare bene l'articolo, premiamo su Aggiungi, vediamo che sono stati inseriti i nostri tag. Se ne abbiamo inserito uno per sbaglio, non so, ingegneria, ma poi ci accorgiamo che non c'entra niente, lo possiamo semplicemente togliere cliccando sulla X. Ricordiamoci sempre di aggiornare l'articolo perché altrimenti i tag non vengono memorizzati. Aggiorno articolo. Ora torno alla bacheca. Andiamo a vedere l'ultimo. Eccolo qua, in questo caso il mio articolo è stato correttamente taggato. Ecco tutti i tag. Proviamo a visualizzarlo, adesso lo apro in una nuova scheda. In fondo alla pagina appaiono i tag che gli ho assegnato. Vediamo, andiamo a cliccare un tag, vediamo che tutti gli articoli che sono stati taggati con la parola ambiente appaiono in questa pagina che appunto mi ripropone un elenco di tutto ciò che è stato classificato come ambiente, quindi diciamo un motorino di ricerca in più per il mio blog. Vediamo ancora un'altra cosa, vediamo come possiamo inserire nella colonna di sinistra o comunque nel menu di navigazione, nella sidebar, diciamo, la nuvola di tag. Allora, andiamo su aspetto, su widget, qua in questo caso abbiamo due colonne, una laterale, barra laterale 1, barra laterale 2. Adesso voglio prendere la barra laterale 2. Dalla barra laterale 2, tag cloud, ok, aggiungi, viene aggiunta in questa posizione qua, salvo le modifiche, torno sul blog, aggiorno, ecco, vedo che adesso qua la formattazione è da aggiustare, però vedo che sono stati inseriti tutti i vari tag che ho utilizzato fino a questo momento. Quelli scritti in grassetto sono quelli che hanno più parole. Per esempio, in questo caso abbiamo due articoli. Più parole, nel senso che più articoli sono collegati alla stessa etichetta. Se clicco su agronomia, per ora solo un articolo è stato taggato con la parola agronomia, mentre biodiversità ne abbiamo due. Comitato scientifico ne abbiamo due. Ricerca scientifica ne abbiamo due e sicuramente se invece clicco su veicoli ecologici ne abbiamo uno. Ecco questa breve panoramica su come utilizzare i tag all'interno
all'interno di WordPress.